Pareggio a reti bianche per l'Alessandria sul campo del Livorno ed è veramente un punto d'oro collezionato da una squadra che è stata semplicemente perfetta al cospetto dell'ex capolista. La formazione di Orrico, disposta molto bene in campo, si è giovata di un Linzani e di un Bellini davvero insuperabili. E tutto il reparto arretrato ha retto bene, il centrocampo ha agito da par suo, solo l'attacco è stato un po' inconcludente, il portiere Palmieri in pratica non è mai intervenuto, ma l'Alessandria ha limitato i danni. Nel primo tempo si segnalano soltanto un paio di azioni pericolose del Livorno dopo un avvio buono dell'Alessandria che all'ottavo con una punizione di Orocini ha visto il pallone sfilare di poco a lato della destra, a lato del palo di destra di Palmieri. Poi nel finale di tempo il Livorno è salito in cattedra, Ferretti al 39esimo ha tirato sull'esterno della rete dopo essersi liberato bene in area e poi in pieno recupero Scichilone ha colpito il palo dopo aver approfittato di un'uscita errata di toccafondi. Nella ripresa il pressing del Livorno è stato più continuo ma non ci sono state azioni di particolare rilievo. Anzi, è stata l'Alessandria al 23esimo e al 24esimo a rendersi pericolosa con Giraldi, tiro da fuori area, e Lerda, altra conclusione deviata in corner. Poi al 28esimo un tiro di Lucheri è stato respinto dalla difesa e Cordone, in corsa dal limite dell'area, ha colpito male, calciando fuori. 0-0 prezioso dunque per i grigi, un punto davvero importante. Misero Ricco, un punto molto pesante e tutto sommato meritato. Ma se avevi meritato nel calcio, noi dovevamo fare una partita per contrare loro, dovevamo lasciargli l'iniziativa, non avevamo alternative per quello che Livorno è, per i valori che ha, per la classifica che ha, e dovevamo agire nel possesso di palla e cercare negli spazi qualche cosa in profondità. È stato fatto ed è un titolo di merito per i giocatori. Ecco, si aspettava questo Livorno con lanci lunghi meno brillante forse rispetto alla partita dell'andata in cui pure aveva perso, però aveva giocato molto di più. Ma forse là noi, avendo la squadra al completo, avevamo accettato, come dire, il confronto a tutto campo. Qui non potevamo, con le difficoltà che lei conosce, che noi abbiamo, e dovevamo giocare appunto impedendogli, chiudendogli i varchi e agire, come si dice, con le ripartenze. Una linea difensiva perfetta, Lizzani davvero sopra tutti. Sì, sono d'accordo sulla linea perfetta. Ora andare a scegliere il migliore della linea non mi sento di farlo perché sarebbe ingiusto verso gli altri. Risultato più importante per la classifica o per il morale? No, è importante per la classifica, il morale sono invenzioni giornalistiche, il morale le squadre se lo fanno con il lavoro, anche con i risultati, con l'organizzazione, dopodiché vengono i risultati, allora dopo quando vengono i risultati si parla di morale, ma in realtà c'è il lavoro dietro, perché se non c'è lavoro non ci sono risultati e non c'è morale. Piaggiante era in panchina solo per onor di firma o sarebbe potuto entrare? No, si avvicina faticosamente dopo il brutto infortunio a un prossimo utilizzo.